Salve cari amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan. Spero che tutte e tutti voi stiate bene. Qua sono le 19 e 10 più o meno. Lunedì 7 luglio. 7-7. Per gli amanti della Cabala e di tutti questi ricami affini è una data speculare. Perché? Innanzitutto 7-7. Non è domenica perché altrimenti sarebbe anche il settimo giorno per i cristiani, del settimo giorno del mese, del settimo mese. Però no, è venuto il primo giorno o il secondo per chi crede che inizi la domenica, la settimana. Però oltretutto è 7-7 oggi del 2014. 14 è il doppio di 7. Quindi se si vuole è 7-7-14 e quindi già 7 più 7 fa 14. Quindi c'è una coincidenza per chi crede in queste ballingate numerologiche. 7 se e 7 14 14 lo hai come anno, vabbè, i 2000 dove li metti? Oppure che si può scomporre in 7 7 7 7, quindi si può ottenere il numero 7777, che nell'esoterismo cristiano il 7 c'ha valore, quindi 7 7 7 7. Il jackpot nella slot machine di Las Vegas si fa con il 777. Niente, sì, sono corbellerie. No, niente, accarezzavo il mio cane, bisogna volergli bene perché nella città ci sono degli avvelenatori di cani. Ti avvelenano il cane per entrare in cassa. Oppure per fare un dispetto, c'è tanta gente cattiva, siete sataniche, cose del genere. Bisogna stare attenti a quello, stare sempre soffrito, stare attenti a quello che possono trovare nei giardini e nei parchi pubblici, perché ti possono facilmente avvelenare, fido, per quello che io non mi fido di lasciare sciolto il cane, perché poi ti avvelenano, fido. Io infatti non mi fido, io sono Sant'Enchan, sono fido, non mi fido. Vabbè, ho girato dei film, oggi ho caricato niente a parte questo, ieri ne ho caricati 3 di video. Per oggi è successo un qualche cosa di mirabolante. La mattina mi sveglio, niente, però verso l'una
le visioni erano aumentate di 113 o 117 del canale, e adesso proprio mezz'ora fa sono entrato nel canale, ho visto il numero di visioni, è aumentato un altro 200 e passa, quindi oggi sono aumentate di 300 le visioni complessive, e quindi mi vedete un sacco davvero. Un'altra cosa che è successo è che entro nella contabilità del mio canale, e fino a poco tempo fa mi diceva che lordi avevo fatto conteggiare in pubblicità 80 dollari e netti 14-25. Adesso da 2 mesi che entro nel canale, le pubblicità, sempre fa 3 giri il cane prima di sedersi, le pubblicità che ho fatto al lordo 0, netto 0, non so che cosa, cioè si è azzerato tutto quello che avevo accumulato, di che non arrivava ai 100 dollari, ma prometteva che sarebbe aumentato. Il lordo era arrivato fino a 80, adesso non so perché mi ha azzerato tutto il potenziale denaro che avrei potuto guadagnare. Speriamo che non mi cancellino l'audience, gli iscritti e tutto quanto il resto, perché ho faticato molto a fare i video che ho fatto, però ho sentito di persone che gli hanno cancellato il numero di visioni, i video, gli iscritti, e una tragedia sarebbe. Poi che altro dire, che oggi sono stanco, già sono stanco a quest'ora. Che niente, che vi ringrazio tutti di seguirmi, che oggi ho avuto la mattina le visioni del canale di oggi 77 erano alla 1 a mezzogiorno 113, e adesso mezz'ora fa 163 con i dati, e quindi sono 276 visioni in un giorno, quando di solito la media è di 120-130, anche se ci sono stati dei giorni che le visioni sono aumentate 2 volte al giorno, 2 volte in un giorno, per un totale, come è successo il 9-6, 171 e 163, per un totale aumento delle visioni del canale 334. E quindi vi ringrazio. E ringrazio anche quanti di voi faranno click nei miei banner pubblicitari, perché sono disoccupato e voglio che AdSense mi dia 100 dollari. Poi naturalmente, se io so che voi fate così, vorrei fare anch'io click nei vostri banner pubblicitari. Quindi comunicatemi i video che guardate, quando li mettete fra i miei favoriti, e io andrò a guardare i video dei vostri canali e li metterò fra i miei favoriti. Votate mi piace ai miei video e comunicatemelo. Io andrò a votare mi piace ai vostri video, e una mano lava l'altra. Iscrivetevi al mio canale, io mi iscriverò al vostro. Fate dei video in Common Creative, così io li potrò utilizzare nei miei video, e io farò dei video in Common Creative, così voi potrete utilizzarli, i miei video, nei vostri, e collaboriamo. Anche così ci scambiamo tanto iscritti fra canali e visioni del canale. Magari voi avete pochi video e io ne farò in Common Creative, perché voi li potete usare. E però voi dovete mettere prima dei video in Common Creative, perché li posso usare io. Vabbè, come dire. Vabbè, vi lascio. Io sto ancora leggendo un libro di fantascienza, che però, e anche se non è di Lovecraft, è allo stile Lovecraft, futurismo,
religione dell'Antico Egitto. Già ne parlai in un commento letterario che feci. Beh, poi farò anche qualche altro tutorial sportivo. Poi devo trovare dei libri balinghi, di quelli che piacciono tanto al nostro amico Pietro Trevisan. Poi vi farò sapere. Beh, ispirazione non mi manca. Allora, arrivederci. Ah, certo. Poi un capitolo a parte sarebbero, a proposito dei libri balenghi, tutte le opere aggiudicate a certo soggetto che si faceva chiamare Lobsang Tuesday Rampa, Lobsang Tuesday Rampa, che in realtà non era un tibetano, meno era lama. Anzi, non era neanche monaco, forse non era neanche buddista. Era un idraulico e fontaniere inglese, che non so se poi alla fine ci è arrivato a credere che era la reincarnazione nel corpo di un vivo di un lama tibetano. Però tutto quello che sapeva e anche mal imparato era di occultismo europeo e si è fabbricato da lui i vestiti di lama e se l'ha ingegnato per fare dei libri che magari sono dei libri che hanno segnato un'epoca, questo bisogna riconoscerlo, ma non hanno nulla a che fare col buddismo tibetano e coi libri che l'astrolabio Baldini e la Mediterranea hanno pubblicato sul buddismo tibetano. Per esempio, il terzo occhio è un'icona di un'epoca, ma non ha nulla a che fare con il buddismo tibetano. Il risveglio del terzo occhio è descritto in modo burdo, piantando una stacca in mezzo alla fronte. No? Però bisogna dargli credito a Lobsang Tuesday Rampa, o come si faceva chiamare il signore inglese, che per molti che ancora non conoscevano che cos'era il Tibet e il buddismo tibetano, negli anni 60, a cavallo fra i 60 e i 70, la sua monumentale e incongrua opera ha servito da stimolo per occuparsi del Tibet e del buddismo tibetano. Poi magari la maggior parte delle persone hanno continuato a leggere cose più serie. Quindi, beh, sarà stato un ciarlatano, ma ha fatto conoscere il Tibet a Occidente. Io infatti ho sempre letto le sue opere, che ne ho lette tante, sempre sapendo che erano fantasticherie, perché già avevo letto opere di Tucci, di Guenon, del Dalai Lama, di Lama Anagarika Govinda, perché ho frequentato il circolo, l'istituto di studi buddisti Samantabhadra di Roma, avevo letto di Lama Rinpoche, quindi sapevo che erano bufale, però sono libri divertenti. Ecco, come potete vedere, i libri di Lobsang Rampa, alcuni editi dalla Astrolabio, Il medico venuto da Lhasa, La caverna degli antichi, La veste color zafferano, L'eremita. In tutti questi libri si narra di eventi prodigiosi, come di persone che attraversano muri, di fantasmi incarnati, di città sotterranee, dove sarebbe preservata la tradizione del Tibet, di poteri soprannaturali, del risveglio del terzo occhio conficcando un palo in mezzo agli occhi. Tutte forme poco serie di trattare il buddismo. Sono opere belle per divertirsi, che negli anni 60 hanno significato il primo approccio di molti occidentali con la cultura tibetana, ma sono incongrue. E di fantasia, ecco, hanno molto in comune più con Lovecraft e con gli scritti di fantascienza che non con vera antropologia o religione del Tibet. Beh, adesso vi lascio. Questo doveva essere un video saluto, non voglio che diventi più pesante. Poi,
se ci riesco la prossima volta, perché già si è accucciata, faccio vedere la mia cagna che impiega 3 giri prima di accomodarsi, sempre, come tutti i cani, anche i criceti e le cavie che ho avuto. Non so perché, sempre 3 giri. E se non riesce a accomodarsi, si alza e fa altri 3 giri. Beh, tanti saluti dal vostro Santen Chan e dal prossimo video. Ciao.